Allora, Jaime Enrique Nazar Valencia, Data di nascita? 15 E luogo? aprile 1968. Santiago del Cile. Titolo di studio conseguito in Italia? E liceo scientifico, maturità scientifica. Poi mi sono iscritto a diverse facoltà, ma nessuna rispecchiava quella che era la mia sensibilità, per cui ho fatto un percorso diverso. Professioni in Italia, come al solito, se vuoi Adesso no, rispondere. adesso sono educatore finanziario certificato, quindi mi occupo di finanza, mi occupo di analizzare il bilancio delle famiglie e quindi fare in modo che possano poi interfacciarsi in maniera corretta con gli intermediari, quindi con la banca, con l'assicuratore. Non si fa collocamento di prodotto, non si fa collocamento di nulla, ma si cerca di far capire come pensare alla pensione, qual è il percorso utile per arrivare alla pensione. Come fare gli investimenti, come fare identificare degli obiettivi, cose di questo tipo, insomma. No, Coniugato in Italia? E convivente. luogo di residenza? Parma. Allora, 1973 tu avevi Cinque quindi anni. 5 anni e vivevate con la tua famiglia Sì, a a Santiago, Santiago? certo, sì. Esatto, benissimo. E tuo padre apparteneva a qualche partito politico? E mio padre sì, apparteneva alla Unità Popolare, era rappresentante degli studenti di sinistra del Cile, della facoltà di veterinaria. Quanti anni aveva tuo padre nel 73? Nel 73 aveva 32, 31, 32 anni, se non sbaglio. Quindi circa. Studiava Sì, o... studiavo, sì. Sì, poi è stato anche professore di ecologia all'università e quindi sì, la dittatura lo ha preso giusto in quel momento lì, chiaramente. Ti ha mai raccontato appunto cosa è successo in quei giorni? Sì, no, beh, a sprazzi, episodi che col tempo, almeno per quanto riguarda me, li ho sempre visti come... Non so, potrei fare un raffronto. Quando ho visto La vita bella di Benigni, mi ci sono molto ritrovato, no? Perché tu sei un bambino, quindi le storie che ti raccontano sono, come dire, non dolorose per i miei genitori, questo sì. Però le vivi sempre con una sorta di fantasia, no? Mio padre mi raccontava che ha dovuto saltare, scavalcare l'ambasciata italiana, era l'unica che non era presidiata da militari, come si sono organizzati all'interno dell'ambasciata, quindi cercare di convivere tra tante persone e quindi fare dei turni per la cucina, per lavare i vestiti, per coordinarsi, per vedere anche chi entrava, come valutarlo, se era o non era infiltrato o non infiltrato, perché ci sono stati episodi di questo tipo anche. E quindi io come da bambino ho sempre vissuto questa cosa qua come una storia di fantasia, di avventura, no? Alla fine. E quindi niente, questo è lo stadio. Noi abitavamo praticamente a 100-200 metri dal stadio nazionale. E lì, vabbè, si vede, mi ricordo, ma ho dei flash, non più di tanto. Quando cioè, si sentivano spari, si sentivano queste luci degli elicotteri tipo... occhi di bue, no? Questi fari giganteschi di luce che ti accecavano, però poche volte, però insomma la situazione la sentivi, la percepivi più che vederla, perché comunque i tuoi cari, i tuoi genitori non è che ti facessero vedere sta roba qua, più che altro te la raccontavano. Mi ricordo che quando mio papà andò via, non lo vedevo più tornare, quindi mi ricordo che c'è stato un episodio triste, però lì mio nonno mi insegnò ad andare in bicicletta, quindi sono andato in bicicletta. Quindi c'era sempre la bilancia che portava. Per questo dico che quel film lì mi ha ricordato tantissimo come ho vissuto io, in una maniera abbastanza, come dire, gioiosa alla fine. Gioiosa. Cioè, ti proteggevano in un certo Sì, modo, certo, ti certamente. tendevano a proteggere i piccolini dalla Certo. situazione. Sì. E poi non so, il mio zio, poi andando in Svezia, perché la famiglia di mio padre è emigrata in Svezia. E lì non c'è stata possibilità di poterli raggiungere in Svezia. Però
Però parlando poi con mio zio, lui è stato dentro allo stadio nazionale. E le volte in cui abbiamo cercato di capire con i miei cugini, qualche serata familiare che eravamo là, di raccontarci un pochettino. Però si vede che ha subito un blocco, non è mai riuscito a spiegarsi, a parlarne, a esprimere quello che, o raccontarci, come dire, a futura memoria, quello che è stato quel momento, quel frangente di quel momento della sua storia. E quindi niente, così. E tuo padre scappa subito, cerca rifugio subito, l'hanno lasciato. Sì, praticamente subito perché. Perché era successo che lui era in facoltà e mi vengono in mente adesso qualche flash, quindi vado un po'. Torna a casa e vede il nostro pediatra, disperato, perché era lì a casa, appoggiato sulla macchina, con il gomito sul cofano sul tetto della macchina. Allora si avvicina, cosa c'è, cosa non c'è, allora gli racconto un po' questa situazione, no? Allora lì, fretta e furia, incominciare a. E, andare via, organizzarsi per andare via. Una cosa che mi racconta spesso mia mamma era quando dovevano sminuzzare, cioè come non, distruggere proprio, fare brandelli tutti i libri, no? Quindi si intasavano, i bagni si intasavano perché tu li buttavi dentro, oppure li dovevi bruciare, ma non potevi bruciare più di tanto perché sennò si vedeva, e quindi dovevi proprio con le dita, le mani, cominciare a bagnarli eliminare i libri compromettenti, eh? Era un reato anche avere certi testi marxisti. Assolutamente, assolutamente. Ma non soltanto i marxisti, tutto ciò che era contro la dittatura, tutto ciò che non era o con me o contro di me, questa era la filosofia, no? O con me o contro di me, per cui che tu non fossi di sinistra ma eri contro di me è uguale, cioè ti ammazzavano ugualmente, insomma ti torturavano, ti portavano dentro. Questa era la situazione. Quindi tuo padre si rifugia in ambasciata, più o meno, Che ricordo io ricordi? novembre, più o meno, e poi mia mamma l'abbiamo raggiunto al 30, infatti tutti i miei anni poi sarà perché ti rimane da piccolino, ma anche perché non, per me l'anno inizia il 30 dicembre fondamentalmente, tutti i miei cambiamenti anche dopo, sarà stato un caso, ipotizziamo che sia un caso, perché è un caso di sicuro, però non è mai il 1º gennaio quando sei nato, che incomincia l'anno, finisce l'anno, no, il 30 dicembre, e niente, mi ricordo che siamo arrivati qua. Inverno incredibile, una nebbia incredibile. E allora lì poi quando era piccolino incomincio vai a scuola, la prima cosa che hanno pensato è mandarmi a scuola, no? Allora c'era un insegnante che si chiamava Aline Franzoni, di Poviglio, Aline Franzoni di Poviglio, che ha avuto una cura per me incredibile. È stata sempre vicino a me. Insegnandomi l'italiano, quindi cercandomi di farmi integrare subito a scuola. E ci ha fatto vedere, non mi ricordo se lei o no, perché eravamo piccoli, avevamo 5-6 anni, l'albero degli zoccoli, no? E questo film qua, dopo te lo rivivi nella stessa zona più o meno, quindi sei in Pianura Padana, sì. E vedi, apri le finestre e vedi una nebbia che non vedi al palmo dal naso. Mia mamma poverina, a momenti spiellava, ha avuto quasi un momento di terrore. Quindi, perché è impressionante, cioè, quando vedi quest'uomo sull'albero che urla, che è in mezzo alla nebbia, capisci un attimo il senso di smarrimento. E così, quindi sì, siamo arrivati a dicembre qua. A Ma siete arrivati a Roma o... Roma, io credo a Roma, poi non so come siamo arrivati fino a. Non so come siamo arrivati fino tuo padre quindi era insegnante Universitario, sì. all'università. E molto probabilmente in Emilia-Romagna c'era la possibilità per gli insegnanti di riuscire a lavorare. No, lui no. Lui no, perché qua in Italia non è mai stato iscritto a nessun partito politico. Contrariamente a chi è invece arrivato, che si è iscritto subito al partito politico e che ha trovato subito lavoro,
Mio padre, per questioni di coerenza, non ha mai avuto la tessera di un suo partito, fondamentalmente. E quindi, tant'è vero che mia mamma, prima di lavorare, ci ha messo parecchi anni prima che trovasse un impiego. E quindi niente. Ma ha lavorato, per esempio, ha dovuto rinnovare, quindi come operaio, ha dovuto rinnovare la sua laurea, per cui non era riconosciuta, veniva a Bologna. Quindi l'ha rinnovata qui la facoltà di Bologna e quindi studiava, lavorava e studiava. Poi ha cominciato in veterinaria, quindi ha rinnovato la sua laurea in veterinaria e dopodiché ha cominciato a lavorare a Reggio Emilia, dove prima faceva l'operaio, successivamente, dopo la riconversione della laurea, ha fatto a CPCA, si chiamava CPCA all'epoca, oggi Progeo, è un mulino di mangime, mangimificio. Quindi curava vacche, iniziato con maiali, poi vacche, insomma, ha avuto una bella professione. Ma quindi arrivate qua e arrivate a Reggio Emilia. Sì, sì. E fai operaio per quanto tempo? Forse 5 anni, forse. Non ho ben presente questo tempo. Perché nel frattempo, dunque, noi siamo arrivati qua nel 77. E nel 77 avevo un anno, poi, non chiedo scusa, 73, 74 qui in Italia. E sempre a fase di dicembre, così, siamo andati in Algeria, quindi tutto il 75, tutto il 76. Mai E tutto per motivi di questo tempo. lavoro di mio papà, non trovava lavoro qua. E allora un altro connazionale, che nel frattempo era in Algeria ed era console, Edoardo Salum, che abita a Milano, l'ha chiamato e ha detto: "Guarda, qua ci sarebbe possibilità di lavoro, quindi vieni in Algeria". Mia mamma è stata impiegata nell'ambasciata messicana, io nella scuola francese, dove ho imparato il francese, anche se vivevamo in un quartiere arabo. Che purtroppo non ho mai imparato, forse ero troppo piccolino, però comunque sempre tu facevi la scuola, andavi a scuola al mattino e tornavi la sera, quindi andavi fino a facciamo tutta la giornata a scuola. E quindi niente, lì impari il francese, dopodiché abbiamo fatto ritorno nel 77, e dal 77 fissi qua. E mi erano preoccupati perché non sapevano se avrei ripreso l'italiano oppure no. Allora è stato lì che ho conosciuto Alina Franzoni e di conseguenza da lì ho cominciato a parlare in maniera un po' più corretta, insomma. E come ti sei trovato qua in Italia? Diciamo che all'epoca molto bene, perché se, ripeto, eri bambino, sei bambino, giochi, crei le tue prime relazioni di amicizia che durano tutt'oggi. Tutt'oggi durano e quindi sì. Poi perché c'era anche una realtà qui in Italia che c'era molta consapevolezza politica. Era un paese dove tu perdevi, ti rubavano la bicicletta, ma un vicino, un qualcuno te la faceva ritrovare. Capito? C'era molta onestà in questo paese. C'era. Poi ci si poteva confrontare politicamente in maniera corretta, pur avendo idee opposte, però c'era il senso del rispetto verso l'altro. Poi invece si cambia, poi cambiano un po' tutti, no? Cambia la società, cambiano le persone, e quindi si incominciano a sentire le prime forme di razzismo, no? Anche io nel mio lavoro ho avuto qualche episodio, per fortuna non tanti. Anche perché si rendevano conto queste persone, o meglio, si esprimevano in maniera razzista quando vedevano letto il mio nome, ma non sapevano chi avevano di fronte in realtà, no? Cioè, Fammi un esempio. esempio pratico? Di quello che, ma niente, ma una cosa molto, ma anche banale, ma è comprensibile anche cioè non so, sei in ufficio e stai facendo chiaramente un piano di investimenti, allora stai parlando con la persona, a un certo punto gli dai il biglietto da visita, ok, dai, ci ritroviamo la prossima volta, e questo qua vede il bigliettino e dice: "Oh, ma mai una volta che mi tocchi uno dei nostri".
Così, no? Allora, ci fai caso, ma valuti la persona, chiaramente, non è che stai lì a prenderla più di tanto. Però questi atteggiamenti si sono incominciati a moltiplicare, ma non nei miei confronti, necessariamente a livello proprio della società, insomma, il razzismo, l'intolleranza, Quando hai notato più o meno? Da quanto tempo? in maniera così. Sì, abbastanza puntuale, precisa, è abbastanza frequente. Ah beh, frequenti gente e la gente si esprime adesso in maniera molto più, cioè non ha, senza ritegno addirittura, no? Non so se possa essere detto in maniera corretta un ritegno, semplicemente esprimono quello che loro sentono, quello che loro, che è giusto che lo esprimano per carità, però è un'espressione di intolleranza, di razzismo, cioè non comprendere effettivamente che le problematiche vengono altrove, cioè le cause sono altre, no? Quindi è peccato che da questo punto di vista, la situazione, come dicevi prima, raccontare la situazione di politica odierna oggi in Italia non è facile, è molto complessa, ma così come è complesso tutto il sistema mondiale, direi. Però il filo conduttore è che la sinistra non esiste più. Cioè, quello è poi il pilastro portante. Le idee di sinistra vengono portate da altri per voti, tra l'altro, neanche per un concetto di prosecuzione di un'ideologia o di un modo di porsi di fronte alle cose, no? Semplicemente per accattare voti. Questo Non è reali valori. il dramma, no? A mio avviso, poi. Sono perfettamente d'accordo. Da piccolo invece, diciamo, ragazzina adolescente, non hai mai avuto patito episodi Sì, due volte a razziali? scuola, ma eravamo alle medie. E come all'epoca un cazzotto risolveva tutto, poi diventavamo amici, insomma, non è un problema, no? Ma anche adesso quando ci vediamo ci scherziamo sopra, perché è normale, era un'altra, come dicevo prima, era un'altra storia, un'altra vita, sì, viveva molto meglio, questo dicevo. Eri l'unico non nato in Italia, immagino, quando tu andavi a scuola qua. Con i miei compagni di scuola? Ah, Sì, ero l'unico. eri Ero l'unico l'unico, rimasto. no, non ce n'erano, altri stranieri non ce n'erano. Però lo capivano dal tuo nome e cognome, insomma, Dal nome e cognome, dal. certo. Non dalle fattezze, non dalla mia antropologia, no. Non era possibile. Certo. Ma neanche dal modo di parlare, perché. Beh, da bambino magari. L'accento partigiano lezzano, Sì, questo quindi. c'è. Però anche se c'è qualcheduno magari con un orecchio un po' più fine, dice, ma tu hai ancora l'accento? Probabilmente sì, anche perché comunque sto cercando di trasmetterlo a mia figlia, quindi lei già lo capisce lo spagnolo, quindi, però ancora non si butta a parlarlo. E quindi di quegli anni, dei primi anni qua in Emilia Romagna, hai dei ricordi positivi, insomma. Assolutamente positivi, c'erano per esempio c'era un complesso, un'associazione di musica culturale proprio cilena, Aucan de Chile, che era un Significa, scusa, ignorante. ignorante proprio, ero piccolo, diciamo così che ero piccolo. Anche perché lì si ballava, si facevano balli tradizionali, folcloristici cileni. Quindi noi venivamo da Reggio Emilia, con nazionale di Imola, di Bologna, ci trovavamo abbastanza frequentemente anche. E quindi si portava avanti questa, si suonava in piazza, si suonava soprattutto nelle feste di paese oppure nelle feste di comunità, no, all'epoca. E niente, quindi c'erano questi, gli altri bambini, io ero forse più grandicello, ma di poco, e quindi non ballavo, però questi altri bambini ballavano, e quindi balli tradizionali, quindi si usciva insieme, eccetera, eccetera. Quindi è stato un periodo molto bello per me, perché giocavo. Giocavo, ascoltavo musica, stavo fuori come tutti i bimbi. Però, se ci ripensi adesso, frequentavi più cileni o più italiani? Beh, pensarci, secondo me via di uguale. Sì, perché comunque quando sei con i tuoi genitori ti sposti, quando ci trovavamo tra connazionali era forse per dei periodi anche una volta a settimana, oppure una volta al mese, poi questo è stato. Col tempo si è perso, il circolo ha chiuso, eccetera. Però no, frequentavo anche comunque i miei compagni di classe. Io ero
una cosa che mi ha fatto venire in mente, perché vivevamo eravamo stati ospiti per un po' di tempo, non so quanto tempo, però parecchi mesi, ospiti di quello che era il figlio di un ex sindaco di Reggio Emilia. Questo semplicemente per dire la disponibilità di tutte le persone, non c'erano gradi, no? Tutte le persone. E io mi ricordo che andavo in bicicletta, oppure i miei mi avevano insegnato a prendere l'autobus per andare a scuola dall'altra parte della città. E allora c'era chi, un giorno mi ricordo che c'è stato un genitore, perché era un pomeriggio, sono andato a giocare con un mio amichetto, a trovarlo a casa sua, e la mamma di questo amichetto giustamente ha telefonato a casa mia, perché voleva sapere se sapevano che se io ero andato lì appositamente oppure no. E mi ha giustamente detto di sì, però lo si faceva perché c'era un contesto dove, come dicevo prima, se cadevi qualcuno ti raccoglieva, se succedeva qualcosa qualcuno lo sgridava quell'altro, insomma c'era senso di appartenenza, no? C'era senso di collettività, rispetto civico, civile, senso civile, che oggi non c'è più. Tempo passato, ti sei iscritto all'università qua a Bologna No, o a Modena, a mi ero Modena? iscritto a chimica. Chimica è stata un'esperienza, come dire, simpatica, perché era un movimento, veniva chiamato il movimento delle pantere. Il movimento delle pantere, che poi alla fine lì a chimica era più che altro, era proprio per divertimento, nulla di soliti provocatori, da questo punto di vista poca roba. Anche perché poi in quel periodo lì c'era il primo piano il figlio, il secondo piano la mamma, terzo piano papà. Quindi fai fatica a pensare che tu magari anche se vuoi fare ricercatore, vuoi fare qualcosa, lì, in quello stabile lì, era impossibile. Cioè ce lo dicevamo anche eravamo nel primo anno di università, per cui era ben difficile poter magari, se ti piaceva la materia, se ti fosse piaciuta la materia, fare ricercatore oppure insegnare anche tu, era proprio molto difficile. Dopodiché quindi ho cambiato, mi sono uscito dal mio commercio, ho fatto quasi tutti gli esami, però c'era due o tre esami che erano difficilissimi proprio da passare, per me insormontabili. Le materie di diritto sono sempre state proprio, non riesco a entrare nella mentalità del diritto. E quindi niente, a Modena ho trovato una piccola società di consulenza finanziaria che cercava se non altro diplomati, e lì ho seguito un percorso formativo interno. E da lì ho cominciato nel 90. Anni prima mi sono dedicato a fare traduzione e interpretariato, venivo spesso qui a Bologna per le fiere e quindi mi dedicavo proprio a questo. E dopodiché ho preso questa strada e da allora dal 98-99, faccio il consulente finanziario. E la tua mamma aveva idee politiche precise, era impegnata No, politicamente? no, no, no. La No. parte di mia mamma, così come mio nonno materno, no. Non erano impegnati politicamente. Quindi, tra virgolette, è stata costretta a venire in Italia, Certo. diciamo. Per stare con tuo padre, insomma, cioè lei non sarebbe stata perseguitata, non Certo. sarebbe stata arrestata No, no. perché si era, diciamo, completamente esterna. E questa cosa, come ti pare che l'abbia vissuta? Dover abbandonare il proprio Quando le ho paese? raccontato che mi avevate contattato per fare questa intervista, io sono andato da lei e gli ho detto: guarda, mi ha telefonato per un'intervista, ti va di venire? Lei aveva già capito, non so come, perché, ma mi ha detto di no. Con le lacrime agli occhi mi ha detto Sì, no, capisco completamente. E pensi che tornerà prima o di no. Beh, c'è ancora suo fratello, c'è ancora. E i parenti da parte di madre ce li ha tutti in Cile, Ci quindi va ogni tanto? sì, ogni tanto ci va, anche perché comunque ha 77 anni, è molto in forma, mia mamma è molto in forma, fa l'università della terza età, fa camminare, si dedica alla nipotina, quindi c'è, insomma, c'è. Poi se tu, io spingo perché vada, perché possa viaggiare più spesso, e poi se la sentirà lo farà, però no.
Ma e tu qua invece attività politica? Quando eri giovane all'università, vabbè, hai partecipato un po' al Sì. movimento. Ma che altro ho seguito le orme di mio padre, nel senso che effettivamente, come dire, c'è un discorso da... Uno potrebbe dire sì, metto le mie energie in far politica, nel far qualcosa per qualcos'altro, no? Però non vedo un contesto favorevole. Non l'hai mai visto. No, sì. Le discussioni di politica che si vivevano, si respiravano una volta, non ci sono più. Ormai è tutto uno slogan. E a me questa cosa non mi è mai piaciuta, non ha mai fatto, non è nelle mie corde parlare di politica pensando a uno slogan piuttosto che un altro. Sento molta gente che ripete, cioè ormai sì, è come si ripete sempre quello che si legge in un giornale, che sono tutti uguali, o quello che ascoltano in televisione, che cioè non c'è proprio questa passione che c'era una volta. Quindi non hai mai sentito la necessità. No. E il tuo rapporto con il Cile, che rapporto ha? Sei Sì, ci sono tornato? tornato. Sì, beh, certo, ci sono tornato. Siamo tornati insieme con i miei genitori nell'88. Quando è stato? Adesso ho un punto di memoria. Nell'88. E quindi sì, siamo tornati, siamo fatto un viaggio insieme, dove per la prima volta poteva tornare mio padre, e gli avevano concesso l'autorizzazione a tornare, a lui come a tanti altri, immagino, perché la situazione era quella. E poi mi ha fatto un viaggio per il Cile, quindi ci siamo riuniti con la famiglia, che mi ricordo che era il 23 di dicembre quando siamo arrivati là. E eravamo a casa dei familiari di mia madre. E incomincia ad arrivare gente, e tutti parenti. Io una vita vivendo con mio papà e mia mamma, i miei parenti erano mio papà e mia mamma, no? Quando vai là, la novità perché ero magari il cugino che veniva dall'Italia, oppure perché ero nipote di qua, nipote di là, nipote di su e giù, destra e sinistra, avevo centinaia di zii che io non avevo mai conosciuto, mai visto, però c'era un senso di famiglia molto grande, molto presente, e lì scopri un senso diverso, no, della famiglia, di relazionarsi in maniera differente. E questo è stato bello, è stato bello. Poi ci sono tornato per diversi anni. Dopodiché dal 2000 che non vado più, 2001 che non vado più in Cile, mentre i miei genitori ci sono tornati, vabbè, prima perché sono deceduti i miei nonni materni e basta, questo Ci tornerai. è. Io penso di sì, perché adesso è troppo piccola, perché ha 7 anni e mezzo, ma quando avrà 10-11 anni sicuramente mia figlia la voglio portare, far vedere, far conoscere il paese, insomma. Sono un altro paese del nonno, perché il mio paese non è... Non so se dire che è mio paese, perché sono fuori da 45 anni e 42 in Italia, insomma, se facciamo un peso di quantità, non è che io posso dire che sono proprio cileno. Però sicuramente il paese del nonno, quindi ho dei nonni, quindi questo sicuramente. Giustamente, sì, mi sento importante, giusto. Quindi un legame c'è, ma è più perché, insomma, perché c'erano i tuoi genitori, insomma, bene o Cioè, no, ma il male. legame c'è perché c'erano i miei genitori, ci sono i miei zii, ci sono i miei cugini, anche se ci sentiamo poco. Il legame c'è perché c'è una storia, questo di sicuro. Il legame c'è perché comunque lo parlo ancora lo spagnolo. Il legame c'è perché lo sto trasmettendo a mia figlia. Il legame c'è perché fai parte di un gruppo di persone che sono esiliate. Il legame c'è perché c'è stata la dittatura, né più né meno di questo, no? Il legame c'è perché fai parte comunque di un continente dove si parla tutti la stessa lingua, dove stanno succedendo tante cose che possono essere simili, e quindi non è più Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, no? È tutto un tutt'uno, l'America Latina è un tutt'uno. È molto ricca dal punto di vista della letteratura, dell'arte, e i giovani sono molto impegnati politicamente, da quello che posso leggere o capire io.
quindi un bel continente, insomma, anche da visitare, indipendentemente che io abbia origine da quelle origini o no, no? E questo è bello, insomma. Quindi tanti aspetti, magari piccoli aspetti che messi insieme possono dire sì, che comunque un legame ancora c'è, sicuramente. E l'Italia invece che cos'è? L'Italia? Beh, l'Italia è un paese che ha accolto, ha saputo accogliere, ha saputo dare. Secondo me la parola accoglienza è molto più che come si dice, che tolleranza, è molto più che. Come dire, perché potrei dire una cosa, per esempio, quando arriviamo qui, a mio papà, quindi per mettere su casa, comprare i mobili, cose di questo tipo, cose quotidiane, sì, ti fa un prestito, però devi anche lavorare e restituire questo prestito. Oggi per un senso non so di che tipo di non so, di tolleranza, cioè siamo tutti uguali, che è vero, no? Però non c'è questo impegno da parte delle istituzioni di fare in modo che tu, straniero che arrivi, rispetti le regole, così come l'ha dovuto rispettare mio padre, no? Quando vai a casa di un altro, tu devi comportare secondo le regole dell'altro. È chiaro che l'altro deve anche metterti nelle condizioni di capire quali sono le tue regole, perché se falsa le regole, o viene meno alle regole, anche per un senso, un sentimento nobile, non è corretto. Non è assolutamente corretto. Quindi la persona che arriva non sa identificarsi bene che tipo di cose fare, come farle, perché farle, no? Quindi si stravolge un po' il senso. Per cui all'epoca l'accoglienza è stata proprio io ti accolgo con le mie regole, imparale e adeguati, nel senso inserisciti. Invece adesso si tende più a ghettizzare, no? Quindi. Così, questo E quindi l'Italia è ritorno è. Quindi oggi è un paese europeo, oggi è un paese come tutti gli altri, oggi è un paese dove ci sono difficoltà, dove c'è bisogna cercare col lanternino. Per esempio, un aspetto, ecco, un aspetto che secondo me, ma che non vuole essere assolutamente un giudizio, per carità. Qui si è amici, il concetto di amicizia per esempio, qui lo si apprende, lo si vive dal punto di vista passionale, inconsapevole, da bambini. Quindi tuo migliore amico, come ce l'ho io tra l'altronde, è perché li hai conosciuti da piccoli. È difficile farsi un amico da adulto qui in Italia. Mentre invece se tu vai in Spagna e hai una persona. Quando sei già adulto e trovi degli interessi, trovi delle passioni che ti accomunano, diventi veramente amico, cioè incominci veramente a dirti le cose in faccia, a dirtele in maniera proprio, lo dico per te, no? Un rapporto di questo tipo, dove ci si può arrabbiare uno con l'altro, ma si riconosce che si ha un valore, no? L'un l'altro. Ecco qua, questa è una cosa che manca un pochettino, potrei dire questo. Però del resto. Paese artistico, bella bell'Italia, insomma, piena di cultura, che viene sfruttata poco, tanti musei, qui l'archeologia e l'architettura si potrebbe vivere solo di quello, invece ci si perde in rivoli che non portano nulla, purtroppo. Però questo penso che sia più o meno un po' dappertutto, insomma, un po' in tutti i paesi, bene o male, insomma. Quindi ti sei sentito comunque accolto, Sì, insomma. assolutamente, assolutamente sì, soprattutto come dicevo prima dalla mia insegnante, Lina Franzoni, me la ricordo ancora, cioè, tant'è vero che ieri eravamo a pranzo con amici che ho conosciuto proprio all'elementari, festeggiare i nostri 50 anni, allora chiamiamo la nostra maestra, quindi vorremmo chiamare la nostra maestra, adesso vediamo se ci riusciamo o meno, perché vedremo, insomma, vedremo. È stato un punto di riferimento forte Per me per sì, tanti. per me sì. L'hai avuta per diversi anni. Beh, sono entrato in terza elementare fino alla quinta, quindi in 3 anni, però ha segnato molto, molto. È stata una bella persona, cioè lo è ancora perché comunque è ancora io, ma lei ha le sue figlie, è già nonna, fa teatro, insomma, è una donna molto attiva, molto. No? Poi so che anche altre compagne di scuola di quel periodo la frequentano.
a loro volta. Quindi è stato un punto di riferimento un po' per molti di sì. noi quando eravamo piccoli. Anche se io in primis, ma anche noi maschietti, diciamo così, non l'abbiamo frequentata più di tanto, non l'abbiamo più frequentata. Però le ragazze sì, qualcuna so che su Facebook oggi i social aiutano in queste cose, quindi si sono riunite, insomma, ci frequentano. Quindi è la prima persona che ti viene in mente quando appunto pensi all'accoglienza in Sì, la prima, Italia. per me sì, la prima. Poi c'era la compagnia di come dicevo prima, Otello Sarsi, quindi un mondo fatta di materialità, no? Fatta di profumi, di visioni, quindi burattini, maionette, come dicevo prima, l'odore di colla, di carta bagnata. Quel mondo lì è molto bello, per un bambino è molto bello. E quindi sentivi più o meno gli adulti che si raccontavano la loro storia, in questo casolare, di campagna, in mezzo alla nebbia. Quindi no, era bello, bello. Da bambino è tutto bello. Cioè, un bambino di fronte a tante cose, anche negative, sa viaggiare con la fantasia volendo. Non hai sentito, perché sono qua, sto cercando molto personale, però apparentemente non hai sentito non hai avuto nessuna conseguenza, insomma, del fatto che sei dovuto partire in fretta e furia, che tuo padre a un certo punto è sparito, non l'hai più visto. Sì, bene, mi ricordo sì, ci sono dei momenti in cui chiaramente il bambino piange e dice dove è papà, eccetera, eccetera, però ti spiegano dov'è. Adesso magari da adulto togli qualcosa, magari rimuovi altre cose, inconsapevolmente probabilmente, quindi adesso come adesso ti direi che non, no, strascichi o ferite, traumi da dittatura, io no, i genitori sì, Ma mi sembra che siano stati anche molto bravi a proteggerti dalle loro ferite, cioè non solo in quel momento, nel momento estremo appunto della presa di potere e del momento in cui tuo padre deve scappare, la divisione della famiglia, eccetera, ma forse anche nei tempi successivi sono stati molto bravi a proteggerti, mi sembra, sì, perché se dalle loro comunque ferite. eri in un contesto, per esempio, quando siamo dovuti invece andare in Algeria, lì mio papà l'ha vissuto veramente male, perché il datore di lavoro era pro Pinochet, e quindi non aveva dato una macchina, doveva farsi chilometri a piedi, doveva andare come ufficio, aveva un ripostiglio dove ci tenevano la roba della stalla, quindi immaginati l'odore, immaginati la vista, cioè topi dappertutto, quindi lì se l'è passata brutta. Quindi il contesto aiuta molto, quindi tu arrivi in Italia, in quell'epoca lì, come dicevamo prima, era una sensibilità, un senso di accoglienza che non ci sono stati paragoni, voglio dire. Quindi questo ha aiutato molto, la mia stessa maestra, quindi la scuola. I compagni di classe, le compagne di classe, insomma, no, io da questo punto di vista non ho grosse. L'unica. Comunque, parlando spagnolo in casa, sentendo delle storie che sono diverse, anche atteggiamenti, quindi vedi che proprio l'atteggiamento diverso di una persona, no? Come che è parte della tua cultura. Erano trentenni, poco più che trentenni i miei genitori. E quindi già formati, perché all'epoca, come qua, finivi l'università a 25 anni, cominciavi a fare la tua vita a 25 anni un giorno, cioè a 26 anni un giorno. E oggi invece sei un mammone fino a 34 anni, no? E non solo il maschietto, ma anche la femminuccia. E quindi il contesto è importante, quindi non ho, da questo punto di vista non ce l'ho, traumi, ecco, non ce l'ho. Però il sentire che, non so come spiegarlo, ti senti sempre comunque. Una volta scrissi una lettera a mio nonno, avrò avuto forse 15 anni, se non mi ricordo, comunque adolescente. Le lettere all'epoca ovviamente si scrivevano carta e penna, no? Oggi non più.
che facevo fatica a esprimermi, facevo fatica a essere me stesso in qualche modo, perché le battute mi venivano a volte in spagnolo, a volte in italiano, e quindi cercavo di tradurre la battuta che mi veniva in spagnolo, cercavo di tradurla in italiano, e tu vedi la gente che ti guardava, non capiva, no? Ovviamente, era ovvio, normale, e quindi avevo questa difficoltà, però insomma solo quello potrei dire, non di più, quindi molto lieve, cioè, nulla di che. Ma tua mamma ha lavorato qua? Oppure ha fatto sempre la cosa? No, mia madre dopo tanto, perché la cittadinanza ci è stata data dopo tanto tempo, non ci è stata data subito, e quindi dopodiché lei ha potuto lavorare a Reggio Emilia, ha cominciato a lavorare a Reggio Emilia come segretaria. Dopo ha fatto diversi lavori e poi l'ultimo l'ha fatto alla Logos di Modena. Vergara. Come? Con Rodrigo Vergara. Rodrigo Vergara, esattamente, lui, suoi fratelli. E lì è stata l'ultima prima della ripressione, insomma. E insomma, se dovessi riassumere, domanda da Marzullo, se dovessi riassumere se dovessi riassumere con una frase possibile questa esperienza, che è la tua vita peraltro, cioè nel senso che sì, infatti, quindi non è... Beh, il fatto di, per esempio, quando sono diventato papà, aver potuto dare il doppio cognome a mia figlia, quindi Nazar Granata è il cognome del mio compagno. Questo è stato un bel momento per me. Quindi, come dire, formi tu la tua famiglia, la formi in un paese che è metà tuo, metà no, però metti su radici, quindi ci sei, insomma, è una cosa che consapevoli di esserci. Ecco, questo potrebbe essere più o meno un termine magari molto generico, magari molto soggettivo, ma la consapevolezza di esserci forse rappresenta meglio quello che può essere un mio stato d'animo qui. Altre cose? Non saprei, dipende dalle domande. Insomma. No, io rispondo a tutto. No, perché poi a un certo punto uno dice, vabbè, ma che vuoi da me? No, se è una cosa utile, che poi, come ti dicevo per telefono, se mi puoi dare una mano in qualche modo, ben volentieri. E la cosa che volevo cercare, siamo sempre lì, tieni sempre presente se vuoi rispondere. Non riesco bene a capire come, cioè non riesco bene a capire, altro capisco. Ma tuo padre era Unità Popolare, Partito Comunista, Partito Socialista, MIR? No, socialista. Se non ricordo male, socialista. Come mai secondo te ha smesso di interessarsi di politica una volta arrivato qua? Beh, diciamo che si è disinteressato nel senso che non ha voluto avere nessun tipo di tessera, ma l'interesse politico da parte di mio padre e di tutti gli esuli c'è sempre stato, insomma si parla sempre di politica, la politica non partitica da questo punto di vista, perché si analizza il sistema, si analizzano le cause del perché è successo, perché non è successo, queste erano le tematiche, ma anche l'approccio, no? Quindi poi magari era giovane, per cui aveva più entusiasmo, deve avere le cose in una determinata maniera. Lui ha partecipato attivamente nel momento come dire, mi ricordo adesso mi fa venire in mente, lui era, non mi ricordo se era in facoltà o meno, non mi ricordo, però bisognava andare a prendere delle armi, perché stava succedendo il casino, erano quelle ore lì, frenetiche da quello che mi ricordo, però non sono arrivate. Quindi, come dire, qualcuno ha detto che c'erano, poi non c'erano. E quindi tu ti sei trovato, come dire, la classica frase, no? Armatevi e partite. Quindi ci sono rimasti in mezzo. E quindi... Ci sono tantissime persone che si interrogano appunto su cosa è successo, cosa non ha funzionato, esatto. La responsabilità di chi è...
No, beh, la sicurezza in assoluto ovviamente non c'è, anche perché comunque è stato un colpo di Stato che è stato preparato con largo, con tanti anni d'anticipo. Quindi cioè, non è che è stato eletto Salvador Allende e quindi da lì incomincia tutto il percorso, no? Cioè, l'America Latina è tenuta sotto osservazione da quando inizi, quando ci sono gli Yankee, io li chiamo ancora così, sono un po' forse... però... E almeno chi come me o si interessa un po' di notizia latinoamericana ha ben presente chi sono gli Stati Uniti, no? Sono andato alla politica estera statunitense e quindi cosa che qua ancora si fa ancora fatica a credere addirittura, no? Però insomma.